Molto vive, oltre che nere, le anime del film di Munzi, che tornano protagoniste nella Locride. Erano presenti ieri sera al cinema di Locri la penna e la videocamera di uno dei lavori cinematografici senz'altro più importanti e dibattuti degli ultimi anni. Il film, vincitore di 2 premi al Festival di Venezia, acclamato da stampa nazionale e internazionale, paragonato all'estero addirittura a capolavori dello stampo di Visconti e Coppola. Una bellezza non standardizzabile quella di questa pellicola, che sembra fondersi con la bellezza diversa e tortuosa dei paesaggi dell'Aspromonte. Un Munzi che ha cercato anche la parte bianca di queste anime nere, che ha tradotto le sceneggiature del film nel dialetto originale di queste zone della Calabria e che ha cercato attori calabresi e meridionali, perché, come dice, attori trovati a Roma non gli avrebbero dato lo stesso sapore. Io e lo scrittore Gioacchino Criaco stiamo tornando in Calabria la seconda volta. Io ho insistito per fare l'anteprima nazionale in Calabria, soltanto che siamo stati a Catanzaro, a Reggio Calabria, a Locri, non siamo stati perché abbiamo fatto un collegamento telefonico, per cui avevo proprio un'urgenza, una voglia di venire a riconfrontarmi con il pubblico. Stamattina è stato molto bello perché abbiamo incontrato un liceo di Locri e devo dire che i ragazzi erano sorprendentemente attenti, preparati, abbiamo fatto un incontro lunghissimo, siamo arrivati oltre quasi l'ora di pranzo e no, è stata veramente una bella esperienza, perché quando un film riesce a smuovere e a far parlare di sé e anche a aprire altri argomenti, anche dibattiti, anche contrasti, ecco, vuol dire che coglie nel segno, che è servito a qualcosa a farlo. Poi io ho cercato di raccontare attraverso il mio sguardo una famiglia criminale di Calabria, che però è una famiglia che può essere anche seguita in ogni parte del mondo. Il film sta andando dappertutto, quindi è calabrese ma anche universale, ed sono anime nere che comunque hanno preso delle strade sbagliate, ma che hanno al loro interno anche un germe di non di redenzione, ma diciamo un germe, una possibilità di vedere quello che hanno perso. Ecco, c'è un personaggio nel film che tutta la storia cerca di rompere questi legami familiari un po' nefasti che hanno portato un po' il male alla famiglia. Quindi diciamo che tutte le famiglie criminali, quindi tutte le anime nere, hanno la possibilità di mostrare anche una parte bianca. Io sono andato a cercare anche quella e vedere quanto è complicato questo mondo. Io volevo sentire nel film la lingua di questi luoghi, la lingua dell'Aspromonte, la lingua della Locride, e quindi, come scommesso, intanto ho deciso di fare il film in dialetto, per cui abbiamo tradotto la sceneggiatura che è stata scritta prima in italiano, è stata ritradotta in dialetto. Poi ho portato degli attori che non erano di qui ma erano comunque del sud, alcuni proprio calabresi, altri siciliani, pugliesi, li abbiamo convocati, diciamo, qui in Aspromonte, e abbiamo creato un'altra squadra di non attori che però hanno recitato nel film, personaggi secondari ma anche primari, come i due ragazzi adolescenti, e insieme abbiamo amalgamato pian piano le due squadre, che si sono prima aiutate a vicenda e poi si sono così mescolate bene che facevo anch'io fatica a distinguerle. Dopo la pubblicazione del libro abbiamo avuto parecchie richieste di acquisizione dei diritti. E fortunatamente alla fine abbiamo scelto il progetto che aveva proposto Munzi e la sua casa di produzione, e quella scelta adesso ci ha ripagato. Anime molto vive innanzitutto, oltre che nera. Aveva fatto uno splendido percorso editoriale già dalla sua uscita, adesso è come se avesse una nuova vita, sia il libro, soprattutto il film, ma quello che sta più a cuore a me è che ha nuova vita una Calabria che, al di là di quello che si vede sullo schermo, dimostra di saper collaborare e di saper fare dei progetti di altissima qualità. Questo esprime anche, oltre ad essere un grande prodotto artistico, il film di Francesco Munzi, la forza e la capacità dei calabresi di fare. Abbiamo Bernardo Migliaccio Spina, abbiamo Vincenzo Caricari, abbiamo Stefano Priolo che è un attore di Africa, abbiamo Giuseppe Fumo che è di Gioia Tauro, Pasquale Romeo, è un elenco infinito di ragazzi della Locride o della Calabria in generale che hanno saputo mettere a frutto le loro professionalità, che Francesco ha saputo valutare per quello che erano e far fruttare per quello che erano, professionalità di alta qualità. C'è una Calabria diversa che si è
raccolta intorno al film, dietro e davanti alla macchina da presa, e ha dimostrato che quando c'è un'opportunità che è giusta, che non è una presa in giro, che non è una promessa ma è un fatto concreto, questa Calabria sa cogliere quelle occasioni e sa fare delle cose estremamente buone. L'Aspromonte è il protagonista in assoluto del film, grazie prima a quello che avevo scritto io, poi quello che ha scritto in soggetto e sceneggiatura Francesco, e grazie poi a una fotografia che è straordinaria di Vladan Radovic, che mostrerà al mondo quanto è bello l'Aspromonte.